plusieurs éléments. Ci sono molte ragioni per spiegare il cambiamento fra il primo e il secondo tempo. Nella prima frazione ci ha frenato l'emozione e non eravamo liberi mentalmente. All'intervallo ho chiesto ai miei di giocare con più tranquillità e di attaccare. La ripresa è iniziata con un errore dell'arbitro che ha dato un rigore molto dubbio al Montpellier. Ciò ci ha spronato a giocare in modo armonico ed attaccare tutti insieme. E poi credo che eravamo più freschi fisicamente del Montpellier. La puissance atletica di mon équipe en deuxième mi-temps, che ha, je pense, pris il dessus sur l'équipe de Montpellier.